CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. La buona giornata ai nostri ascoltatori per questo venerdì, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale da Radio CBSN. Incidente mortale nel pomeriggio di giovedì sulla provinciale che collega la superstrada Brindisi-Taranto ad Oria. Un'auto si è scontrata con un pullman e nell'incidente ha perso la vita una donna di 64 anni. Ferito gravemente anche un uomo di 38 anni di Brindisi che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e le sue condizioni sono critiche. Al Perrino i sanitari del 118 hanno accompagnato anche il terzo passeggero dell'auto, un ragazzo di 22 anni che veniva accompagnato ad Oria perché doveva arbitrare un incontro di calcio tra giovanissimi. Le condizioni del giovane non sono gravi. E ancora un altro incidente, un tamponamento a catena nel pomeriggio sempre di ieri ha mandato in tilt la circolazione sulla strada statale 7, la Brindisi-Taranto, all'altezza dello svincolo per Restinco. La strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. La causa è stata una ruota staccata da un'auto che ha scavalcato lo spartitraffico e ha colpito altre auto. Da qui una catena di tamponamenti. Il bilancio è di 4 incidenti e diversi feriti, nessuno per fortuna in gravi condizioni. La strada è stata riaperta intorno alle 19.30. Sul posto la polizia locale di Brindisi, la Polstrada e i sanitari del 118. 8 comuni del Brindisino, Latiano, Erchie, Villa Castelli, Oria, Ostuni, Francavilla Fontana e San Vito dei Normanni hanno ottenuto un finanziamento dalla Regione Puglia per la digitalizzazione delle pratiche edilizie. Grazie a questo finanziamento sarà facilitato l'accesso alle informazioni per cittadini e imprese dei documenti, senza recarsi fisicamente presso gli uffici comunali, riducendo anche i tempi di attesa. Per gli uffici sarà un modo più organizzato e veloce. San Vito e San Michele Salentino hanno ottenuto rispettivamente un finanziamento di 250.000 euro. E il Consiglio Comunale di Mesagne ha conferito la cittadinanza onoraria all'ex procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno e all'ex pubblico ministero sempre di Brindisi attuale governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Un riconoscimento assegnato per l'impegno nella difesa dei valori della legalità che ha permesso alla comunità mesagnese di risollevarsi dopo un lungo periodo di difficoltà. La cerimonia ufficiale si terrà il prossimo 25 novembre. Per la prima volta nella sua storia Celje Messapica sarà città di tappa del Giro d'Italia. A maggio 2025 la città ospiterà la partenza della seconda tappa italiana della 108esima edizione della grande manifestazione ciclistica con arrivo a Matera. La tappa è un riconoscimento alla grande tradizione ciclistica della città con la Coppa Messapica, una manifestazione giunta alla 64esima edizione che ogni anno richiama a Celje i migliori ciclisti under 23. La scorsa settimana una delegazione degli organizzatori era presente a Celje per una riunione ed un sopralluogo al percorso cittadino. Nell'ambito della giornata mondiale delle vittime della strada si svolgerà sempre a Celje in piazza Sant'Antonio domani sabato 16 novembre dalle 8 alle 13.30 una manifestazione dal titolo La vita spezzata. L'iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, alla cultura della sicurezza e dell'educazione stradale. È prevista la presenza del pullman azzurro della Polizia di Stato per dare informazioni da parte del personale a favore degli alunni delle scuole cittadine. Ci sarà anche uno stand informativo del Motoclub San Martino e un'auto Lamborghini Huracan della Polizia Stradale. Restiamo ancora a Celje per ricordare di uno spettacolo comico e canoro presso il Teatro Comunale, previsto sempre per domani alle 19.30, in occasione del secondo anniversario della Costituzione dell'Associazione Italiana Donazioni Organi Gruppo di Celje. Lo scopo della serata è quella di sensibilizzare e diffondere la cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule.
A Mesagne torna la tradizionale fiera del cappotto, oltre alla fiera degli animali e la fiera dell'antiquariato e vintage, che animeranno la terza domenica di novembre. Tre appuntamenti in diverse aree della città. La fiera del cappotto si svolgerà con 95 espositori nei pressi del liceo scientifico, quelle degli animali in piazzale del mercato e la fiera del vintage vicino alla villa comunale. Parliamo di tempo. Il maltempo continuerà sulla nostra regione anche per le prossime 24 ore. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla su tutto il tacco d'Italia. Dalle 20 di ieri sino alle 20 di stasera si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. Per la nostra provincia, stando alle previsioni di 3bmeteo.com, per la giornata di oggi si aspettano cieli poco nuvolosi, con nuvole in aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Le temperature saranno di 13 gradi per quanto riguarda la minima e di 15 gradi per le massime. Il Lions Club di San Vito dei Normanni partecipa alla 28esima edizione della Giornata Nazionale per la Colletta Alimentare e riguarda la giornata di domani, 16 novembre, alla Famila dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19. La manifestazione, giunta alla sua 28esima edizione, consiste nel raccogliere i prodotti alimentari che i cittadini offriranno ai volontari del Banco Alimentare posizionati davanti ai supermercati, che poi la rete Banco Alimentare distribuirà alle oltre 7.612 strutture caritative convenzionate che ogni giorno assistono circa 2 milioni di poveri. Quest'anno il Lions Club di San Vito, in collaborazione con gli studenti delle classi della Morvillo Falcone di San Vito e del Liceo Palumbo, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, parteciperanno come volontari alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dal Banco Alimentare nei supermercati aderenti, che ricordiamo a San Vito sono il Famila, l'Eurospin e il Lidl. I ragazzi, muniti di pettorine, vivranno da protagonisti una concreta e significativa esperienza di aiuto concreto per milioni di persone in difficoltà e strumento di educazione per chi lo compirà. E con questo è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Prossimo appuntamento più tardi alle ore 20. A tutti grazie per l'ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. CBSN News.